Grazie dottore Francolini. Credo che si sia già entrati nel merito di tutte le questioni, ha accennato al tavolo tecnico, qui siete anche il prefetto, è una spinta in più a che le imprese proseguano la loro attività senza venir meno però alle tutele antimafia, perché quanto meglio è gestito un bene, come è stato detto, tanto più lo Stato si fa presente anche ai fini dello sviluppo e la crescita del territorio. Bene, io mi invito così flash, ma senza che ciò possa nuocere a nessuno, se gli interventi possono essere un attimo più contenuti, perché quello che in genere si può dire in 15 minuti, spesso si può dire in 10 e forse anche in 5. E allora volentieri cedo la parola alla dottoressa Alessandra Borselli, sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Grazie. Grazie, allora buongiorno a tutti. Io innanzitutto ringrazio per l'invito, cercherò di cogliere il suggerimento di Sua Eccellenza il Prefetto alla rapidità nei limiti del possibile. Ovviamente non voglio ripercorrere quello che è stato già detto dai relatori che mi hanno preceduto, inizio solo col dire che il codice antimafia ormai è tradizionalmente considerato, le norme diciamo del codice antimafia sono tradizionalmente considerate come accanto alle norme che impongono delle sanzioni penali, il più efficace strumento di lotta e di contrasto alla criminalità organizzata. La dottoressa Tassoni ha efficacemente illustrato i tratti più significativi della novella legislativa della legge 161, ma vorrei porre soprattutto l'attenzione su una di quelle, forse sulla principale innovazione della riforma, sullo spirito innovativo di questa riforma, perché si è sicuramente voluto creare, sempre nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alle forme di arricchimento illecito, una sorta di doppio binario che è stato implementato assolutamente con questa riforma, cioè si guarda non solo alla ablazione di patrimoni di derivazione illecita e quindi si cerca di guardare, diciamo, di aggredire imprese mafiose, imprese a derivazione illecita, ma si è voluto guardare con una rinnovata attenzione a prestare tutela a quelle imprese che sono potenzialmente sane, ma a rischio di essere aggredite e di essere infiltrate da imprese mafiose. Questo è un elemento fondamentale e innovativo della novella legislativa, sicché accanto al tradizionale strumento del sequestro funzionale alla confisca e quindi finalizzato all'ablazione dell'impresa, mi limiterei diciamo a parlare delle imprese, sono stati potenziati, anche creati degli strumenti alternativi. Si è già parlato prima degli articoli 34 e 34 bis che guardano alle imprese appunto sane, ma che corrono il rischio di subire infiltrazioni mafiose. Quindi da un lato possibilità di ablazione, da un lato si è voluto dare impulso all'aiuto, all'intervento dello Stato in funzione di bonifica di imprese a rischio, per poi in una prospettiva di restituzione e quindi di reimmissione nel mercato attraverso degli strumenti leciti. Io ritengo, diciamo, che una delle innovazioni più interessanti della riforma è stata la previsione nella norma che riguarda il controllo giudiziario della possibilità, e ne aveva parlato anche il signor sindaco, che gli stessi privati hanno quella riforma di adire il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione per chiedere il controllo giudiziario. Si tratta, il soggetto interessato dalla riforma è l'impresa che è stata destinataria dell'interdittiva antimafia, che abbia contestualmente fatto ricorso al TAR avverso l'interdittiva. A questa impresa
stessa viene ad assodata la possibilità con la novella di chiedere al Tribunale di Sezione Misure di Prevenzione l'intervento e quindi l'applicazione dell'istituto, del nuovo istituto del controllo giudiziario. Ne ha parlato la dottoressa Tassoni prima, si sollecita questa vigilanza prescrittiva attraverso la nomina di un soggetto che più che un vero e proprio amministratore giudiziario è una sorta di vigilante, perché non assume la gestione dell'impresa ma la controlla dall'esterno. Attraverso questo strumento l'impresa può riuscire ad operare sul mercato perché vengono sospesi gli effetti degli interdetti antimafia. Ora, diciamo, un argomento molto, molto interessante è quella che potrà essere la diversa incidenza delle richieste sul territorio nazionale. Ora, Reggio Calabria si caratterizza come un territorio ad altissima concentrazione di imprese illecite, dove l'intervento della prefettura attraverso il sistema delle interdittive antimafia è stato esponenzialmente superiore rispetto a quello del restante territorio nazionale, quindi è del tutto verosimile che le istanze di richieste da parte delle imprese colpite da interdittiva saranno molto elevate. Sottolineo che non è un caso che il giorno stesso dell'entrata in vigore della nuova legislativa presso la nostra cancelleria sono state depositate tre istanze di imprese colpite da interdittiva antimafia. Al momento ne stiamo trattando circa sei, quindi il problema è quanto mai concreto. Il Tribunale di Reggio Calabria, ma immagino tutti quanti gli altri tribunali d'Italia che hanno avuto a che fare si sono dovuti misurare con questa novella legislativa, ha cercato di stabilire i presupposti in presenza dei quali questo istituto del controllo giudiziario a istanza dell'impresa colpita da interdetti antimafia debba e possa essere concesso, perché secondo me una premessa, proprio questa è la sede più idonea, è appunto la prefettura. Una premessa secondo me è d'obbligo, e anche la dottoressa Tassone l'ha anticipato. Il legislatore non ha voluto attribuire al privato, all'impresa colpita da interdittiva, uno strumento per aggirare l'interdittiva e consentire di operare sul mercato. È chiaro che se questa norma è stata introdotta nel codice antimafia è per la tutela non già del mero interesse privatistico dell'impresa colpita da interdittiva a continuare ad operare con la paralisi degli effetti dell'interdittiva antimafia, bensì nel perseguimento di un interesse pubblicistico. Quindi io penso che sia fondamentale premettere che il Tribunale deve misurarsi con queste richieste avendo come obiettivo principale la tutela dell'interesse pubblico. E questo che cosa significa? Che probabilmente la norma, così come formulata, non possa essere interpretata asetticamente come una introduzione del microsistema delle misure di prevenzione di un automatismo, anche perché poi la norma è chiara, possono presentare istanza le imprese, certamente che abbiano siano state colpite dall'interdittiva, che abbiano fatto impugnazione, però poi va a prevedere anche l'esistenza di ulteriori presupposti. Dice testualmente che il Tribunale concederà applicherà il controllo giudiziario, e quindi con l'effetto di paralizzare gli effetti dell'interdittiva, solo ove ne sussistano i presupposti. Questo mi sembra un punto fondamentale da cui partire. Ora, il problema che il Tribunale di Reggio Calabria si è posto, e ritengo che debbano porsi tutti i tribunali d'Italia, è stabilire esattamente quali sono i presupposti, perché il legislatore l'ha previsto questa locuzione ma non ha precisato quali debbano essere questi presupposti, e questo pone dei problemi molto delicati, perché si deve assolutamente scongiurare il rischio di un'interferenza con i poteri della prefettura, ma soprattutto anche con i poteri del TAR. Quindi noi abbiamo come Tribunale di Reggio Calabria
sezione misure di prevenzione, una assoluta certezza nel momento in cui viene chiesta dall'impresa colpita l'interdittiva, la misura del controllo giudiziario, certamente il tribunale non può andare a sindacare i presupposti dell'interdittiva antimafia. Il prefetto la applica, ma è il TAR, il giudice naturale, al quale il privato deve potersi rivolgere per sindacare la legittimità dell'interdittiva antimafia. Non è sostenibile pensare che il legislatore abbia introdotto un istituto alternativo rispetto al TAR. Il privato andrà a censurare l'interdittiva, farà valere gli interessi privatistici, essenzialmente innanzi a quella sede, potendo anche chiedere la sospensiva dell'interdittiva. Stabilito questo punto, quindi non rimane che individuare i presupposti negli interessi pubblicistici. Faccio una piccola parentesi. Probabilmente le imprese che fino ad ora hanno chiesto al tribunale la misura del controllo giudiziario l'hanno intesa in termini di secco automatismo. Militerebbe, diciamo, nel senso della non automaticità dell'applicazione, non solo un argomento di ordine testuale che ho appena indicato, che è quella appunto della indicazione ove ne ricorrono i presupposti, ma anche la circostanza che il legislatore ha introdotto un procedimento camerale in cui deve obbligatoriamente essere assunto il parere del pubblico ministero e in cui può trovare spazio anche un'eventuale istruttoria per la valutazione degli altri interessi pubblici che devono essere necessariamente presi in considerazione. Se non fosse stato così, ma se si fosse trattato in automatismo, verosimilmente non si sarebbe prevista un'udienza camerale, non si sarebbe dovuto ascoltare il parere del pubblico ministero, non si sarebbero dovute sentire le parti interessate, ma il tribunale si sarebbe limitato ad applicare l'istituto paralizzando gli effetti dell'interdittiva antimafia ove appunto previo mero controllo che l'impresa fosse stata effettivamente colpita dall'interdittiva e avesse fatto effettivamente ricorso al TAR, quindi un controllo meramente documentale. Nel porci il problema se la norma avesse o meno imposto un automatismo, siamo andati poi a studiare tutti i lavori preparatori che hanno condotto all'emanazione della norma così come formulata. Effettivamente nella proposta iniziale e comunque voluta dalla commissione Fiandaca la norma era stata strutturata in termini di mero automatismo, non si faceva riferimento all'intervento del pubblico ministero, neppure si faceva riferimento ad un procedimento camerale e neppure si faceva riferimento allo sbarramento della previa impugnazione al TAR. La norma, l'ha sottolineato la dottoressa Tassone, è stata comunque oggetto di una serie di censure. Le più importanti sono pervenute dalla Direzione Nazionale della DNA. È stata assolutamente segnalata la necessità di apporre dei filtri a questa norma, filtri appunto che evitassero un automatismo, che evitassero un probabile aggiramento del sistema dell'interdittiva antimafia. Quindi, diciamo, fatte queste premesse, ovviamente l'istituto è nuovissimo, andrà testato, andrà valutato e sarà molto interessante un confronto tra il nostro tribunale e gli altri tribunali che si troveranno a misurarsi con questo istituto, ma sicuramente credo che l'obiettivo che il legislatore ha preso di mira è l'interesse pubblico. Qual è l'interesse pubblico? Lo si ricava ancora una volta dai lavori preparatori. L'interesse pubblico ad evitare che un'interdittiva possa paralizzare opere pubbliche, la prosecuzione di lavori di interesse pubblico, opere pubbliche di rilevanza, possa nuocere al mercato occupazionale, perché l'esperienza soprattutto dell'Expo ha insegnato che l'interesse
interdittiva ha messo, ha potuto mettere a rischio il perseguimento di opere pubbliche strategiche di rilevanza nazionale. Quindi diciamo, io ritengo che sia assolutamente importante applicarlo avuto riguardo all'interesse pubblico. Sarebbe forse anche necessario un ulteriore intervento del legislatore che miri a precisare quali sono questi presupposti di cui la legge ha diciamo fatto riferimento. E nell'avviarmi alla conclusione, rappresento anche che nell'ottica ispirata all'interesse pubblicistico di tutela dei lavoratori, dell'occupazione, anche del perseguimento di opere di interesse pubblico, esiste un altro fondamentale istituto che è tutto interno all'amministrazione, ed è la figura dell'amministratore, che può essere nominato ai sensi dell'articolo 32 della legge sugli appalti, la 90 del 2014, che è entrata in vigore nell'agosto del 2014. È una figura, quella dell'amministratore, molto importante, che può essere nominata o su richiesta del presidente dell'ANAC da parte del prefetto, o anche nel caso di interdittiva antimafia direttamente dal prefetto. Anche in questo caso, studiando i lavori preparatori che hanno portato poi all'emanazione di questa normativa che si riferisce esclusivamente al tema degli appalti, è evidente la ratio pubblicistica di evitare che una eventuale interdittiva antimafia, ma anche indagini, possano paralizzare il perseguimento dell'interesse alla lavori pubblici di rilevanza o anche al contenimento dei posti di lavoro. Io concludo così, sperando di aver fatto proprio il suggerimento del prefetto. Arrivo.